Pace bene, sono Raffaele della Fraternità di Torre del Greco. Nel pensare a questo articolo della Regola e al corrispondente articolo delle Costituzioni, ho fatto un salto indietro nel tempo, di parecchi anni, a quando vivevo la famiglia francescana come giovane, giovane che insieme agli altri ero promotore di iniziative comuni, di momenti. Di vita comune all'interno della famiglia francescana con i frati e l'ordine francescano secolare del tempo. Questa esperienza è rimasta molto forte dentro di me ed è uno dei pilastri che mi guidano anche nelle scelte odierne. Come fraternità e come esperienza personale abbiamo a cuore quella con le sorelle Clarisse di uno dei conventi della nostra regione, con cui periodicamente ci incontriamo. Ogni volta è una gioia, una festa, e noi ritorniamo a casa col cuore pieno di gioia e possiamo dire felici, perché la bellezza dello stare insieme in famiglia non ha prezzo. Ovviamente un vivere da cristiano francescano all'interno però della Chiesa tutta. E questo lo viviamo anche all'interno della parrocchia con il movimento adulto scout che hanno in comune con noi l'amore per il creato. E questo ci permette di volta in volta di organizzare iniziative e momenti comunitari molto, molto belli. Per cui sicuramente vivere la famiglia francescana in pieno, ma in sinergia e in sintonia con la Chiesa tutta. Pace e bene. Pace e bene, sono Giulia, ministra della Fraternità di Liberi. La nostra regola, l'articolo 1, si apre invitandoci ad allargare lo sguardo verso il mondo francescano nel suo insieme, cioè nei tre ordini. Noi come fraternità locale abbiamo sempre lavorato, cooperato in sinergia con il primo ordine. Grazie all'invito del Consiglio regionale che ha inserito nella formazione, negli incontri regionali, la presenza delle sorelle Clarisse, anche noi come fraternità locale ci siamo prefissati di visitare i vari monasteri. Quest'anno ne abbiamo visitati due. Loro, le sorelle, sono state molto accoglienti, molto aperte al dialogo. Sentirle parlare, sentire raccontare le loro esperienze è veramente una cosa bellissima. Vedere i loro volti sempre sorridenti, gioiosi, ci hanno dato una carica indescrivibile, una tranquillità. Ci hanno insegnato a semplificare la vita, ad andare sempre oltre, si è sempre fatto così, a cercare i tempi e gli spazi, per poter veramente esprimere il nostro carisma francescano. Un altro aspetto importante dell'articolo 1, è la chiamata, l'essere francescani, l'essere chiamati. Le sorelle ci hanno proprio detto questo: mi raccomando, come fraternità dovete essere uniti in azione con lo Spirito Santo, è Lui che vi guiderà, è Lui che vi aiuterà ad andare avanti anche attraverso gli ostacoli, perché gli ostacoli nella vita ci sono sempre, però loro, lo Spirito Santo ci aiuta a superarli. Grazie e pace e bene. Pace bene a tutti, sono Rita Vagliardo della Fraternità San Francesco di Cava dei Tirreni. Scusatemi se lei è un attimo mi dilungo troppo. Allora, la mia breve riflessione sarà sulla grande famiglia francescana, alla quale appartengono il primo, il secondo e il terzo ordine. Al primo ordine appartengono i frati che vivono insieme nei conventi ed esprimono il loro carisma nel loro modo. Al secondo appartengono le Clarisse, che vivono una vita contemplativa di clausura. Poi ci siamo noi, i laici, l'ordine francescano secolare. Secolare proprio perché noi manifestiamo il nostro carisma nell'epoca in cui viviamo. Lo manifestiamo dove